Benvenuti, siamo con il professor Enrico Mansueti, docente di chimica specializzato nelle attività di sostegno e tutor TFA, e con la professoressa Alessandra Gardoni, dirigente scolastica dell'IES di Ceccano. Benvenuti. Grazie, buongiorno. Professoressa Gardoni, la scuola vive molte difficoltà, tra cui la gestione degli alunni con fragilità. Quanto è importante il lavoro di integrazione in contesti così eterogenei? E come coordinare il lavoro tra insegnanti curricolari e di sostegno? La responsabilità della cura educativa dei ragazzi con fragilità investe tutte le scuole. E in particolare investe la mia scuola, in quanto sono molto numerosi gli studenti che sono fragili, e per via sia della certificazione 104, ma anche per via dei bisogni educativi speciali che appunto riguardano, come sappiamo, alunni di SA, ma anche studenti che hanno diversità per differenze culturali, per differenze linguistiche, quindi uno svantaggio scolastico, i cosiddetti BES, legati appunto a motivazioni varie. Proprio entrando nei numeri e quindi nella realtà della mia scuola, della nostra scuola, su circa 900 ragazzi che frequentano la nostra scuola, annualmente sono circa 90 gli studenti con legge 104 e circa 100 gli studenti con appunto bisogni educativi speciali. Per cui praticamente in ogni classe del mio istituto c'è la presenza di questi alunni fragili, la cosiddetta diversità. E di conseguenza praticamente tutti i consigli di classe sono coinvolti in questo difficile lavoro di integrazione della diversità. Quello che vorrei sottolineare, perché poi è ciò che a volte tocco con mano, è che spesso questa diversità viene vissuta come un problema. Ed è proprio questo che in qualche modo limita la nostra azione come educatori, perché lo sforzo che dovremmo fare come educatori è appunto quello di far sì che tutti i nostri studenti di quel contesto classe rispettino la diversità, si approcciano a questa diversità in maniera tale da cogliere le positività che la diversità ha. E magari diversità che a noi può apparire, inconsueta, insolita, ma che comunque, se guardata fino in fondo nel proprio interno, è una ricchezza. Quindi ecco, approcciarsi alla diversità con il concetto che quella diversità è una ricchezza. Certo, questo percorso è un percorso molto difficile, molto, molto particolare e richiede una preparazione particolare da parte dei docenti e un coordinamento che deve appunto coniugare la stessa visione tra il docente di sostegno e i docenti dell'intero consiglio di classe. E venendo appunto alla sua seconda domanda,
anche perché diciamo che è testimoniato che il successo formativo dei nostri studenti in generale, ma anche degli studenti fragili, è proprio strettamente collegato al coordinamento e quindi alla collaborazione esistente all'interno del consiglio di classe. E veniamo appunto alla seconda parte della sua domanda, no? Ovvero come coordinare il lavoro all'interno del consiglio di classe tra docente curricolare e docente di sostegno. E bisogna partire da una criticità. Il fatto che spesso o a volte si cede, diciamo così, alla facile tentazione di delegare in mia prioritaria o alcune volte in mia totale la cura dell'alunno diversamente abile o comunque con bisogni educativi speciali al docente di sostegno. E allora cosa fare? Una operazione sicuramente ci viene data, diciamo così, una prima forma di coordinamento ci viene dato dagli strumenti previsti dalla normativa, l'elaborazione del PEI e l'elaborazione del PDP, che deve essere fatta in maniera condivisa dal team dei docenti, unitamente alla famiglia, unitamente agli esperti specialistici. La domanda è: l'elaborazione condivisa del PEI o del PDP è condizione sufficiente per garantire il coordinamento e quindi la collaborazione da parte dei docenti di quel consiglio di classe? La risposta è non sempre. E allora che cosa bisogna affermare? Bisogna fare una operazione di natura culturale. Quindi bisogna che tutti i docenti del consiglio di classe consapevolizzino l'importanza delle tre C: collegialità nella stesura del PEI o del PDP e quindi anche verifica di quanto progettato, la contitolarità, cioè essere tutti appunto contitolari nel portare avanti le attività previste dalla progettazione del PEI e del PDP, e poi la corresponsabilità educativa, proprio per evitare questa facile tentazione di delegare al docente di sostegno. Come è noto, in tal senso è intervenuto già il decisore politico, no? Perché con la legge di bilancio del 2021, già appunto nell'anno scolastico 21-22, fu fatto obbligo ai docenti che avevano docenti materia comune, che avevano in classe studenti appunto fragili e quindi non specializzati sul sostegno, fu fatto obbligo di partecipare ad una formazione proprio per affermare e riaffermare questo principio della contitolarità nella gestione dei percorsi di apprendimento degli alunni fragili. La mia scuola investe molto in formazione proprio per
introdurre, più che introdurre, riaffermare proprio l'importanza di nuove metodologie didattiche. Praticamente curiamo molto il setting d'aula, curiamo molto il fatto che si debba passare da una lezione trasmissiva ad una lezione che invece favorisca il lavoro di gruppo, quindi lavorare molto sull'empatia che si deve appunto instaurare nel contesto classe, ascoltare l'altro proprio per far fronte appunto alle necessità dei nostri ragazzi. E questo, diciamo, inerisce, come dicevo, l'aspetto più prettamente culturale, no? Quindi anche attraverso la formazione indirettamente c'è una forma di coordinamento. E poi sicuramente per poter ben coordinare o tentare di ben coordinare, sicuramente si deve andare sugli aspetti organizzativi. E quindi, ecco, faccio degli esempi. Nel piano annuale delle attività collegiali sono stabiliti degli incontri, quelli previsti anche dalle prescrizioni normative, ben calendarizzati, del gruppo di lavoro, della GLI o della GLO, no, o del GLI e del GLO. E sicuramente questo ti consente di verificare l'andamento di quanto è stato progettato ad inizio anno. Poi è altrettanto importante prevedere nel proprio organigramma delle figure di sistema con compiti ben chiari, compiti ben precisi. Posso fare degli esempi, funzioni strumentali o anche referenti per l'inclusione, gli stessi capo dipartimento, gli stessi coordinatori di classe, e i quali devono in qualche modo avere il ruolo di raccordare la parte gestionale, decisoria tra virgolette, perché poi nella scuola appunto va condiviso tutto. Se vuoi raggiungere l'obiettivo ti devi prefiggere la condivisione, dicevo, figure che devono fungere da raccordo tra la parte decisionale slash che promuove condivisione e la parte dell'aspetto didattico, proprio per monitorare l'andamento di quanto è stato progettato. E poi personalmente non trascuro dei momenti di, vogliamo chiamarli, focus group, diciamo così, no? Proprio con queste figure di sistema, per fare una sorta di analisi SWOT, quindi vedere quali sono i punti di criticità, i punti invece forti, e apportare eventuali correttivi a quanto si è appunto progettato per revisionare, modificare appunto e quindi progettare alla luce delle eventuali criticità riscontrate. Questi sono degli esempi che mi viene da portare, diciamo così, alla vostra attenzione come esperienza in questa scuola nella quale lavoro da 11 anni. Ecco, professor Mazzuella, la professoressa Anatoli ci ha spiegato un attimino quanto è difficile
coordinare queste attività e l'importanza di questo coordinamento. Però poi in classe ce l'avete voi in docenti che poi vi relazionate con i ragazzi, soprattutto con questi calci. In particolare avete un'esperienza da raccontarci oggi di un progetto che riguarda proprio un ragazzo affetto da spettro autistico. A questo punto vi chiedo, la scuola, in particolare la materia della matematica, quella che, con cui avete approcciato questo progetto. La matematica forse è una delle materie più ostili appunto per gli alunni fragili. Le chiedo come ha strutturato il percorso formativo del suo allievo con disturbo dello spettro autistico. Allora, noi abbiamo cominciato all'inizio dell'anno, io ho trovato il ragazzo che ormai ha quasi 18 anni e ho iniziato il lavoro sulla grammatica, rimandando la parte matematica perché mi ero francamente molto preoccupato, benché avessi letto sulla relazione finale dell'anno scorso che il ragazzo era capace di fare le addizioni in autonomia. Quindi siamo andati avanti con la grammatica, con l'alfabeto, fino a quando appunto è arrivato il momento di toccare la parte matematica e ho avuto quest'idea delle carte da gioco, praticamente, influenzato un po' dalle teorie di Piaget, la teoria del gioco, ma soprattutto anche da Sandra Russ, praticamente, quindi l'influenza delle emozioni sulla motivazione. Siamo andati avanti, praticamente poi, in corso d'opera, abbiamo deciso, anche sul suggerimento della DSGA, questa Viti, di diciamo, sviluppare i lavori in funzione di un concorso che si chiama STEM femminile plurale, quindi sulla matematica. Sostanzialmente, quindi, costruzione di un mazzo di carte da gioco per poi utilizzarlo per le addizioni facendo divertire i ragazzi. Fino a quando, purtroppo, ci siamo accorti, dico ci siamo accorti perché immediatamente sono stato seguito da due alunne, compagne di classe, interessate al lavoro. In realtà ho provato a coinvolgerne anche altre e alunni anche più problematici, però purtroppo non ci sono riuscito. Mi hanno seguito nel lavoro. Ci siamo accorti a un certo punto che purtroppo nel ragazzo mancava il concetto di quantità, quindi conosceva soltanto i numeri, i simboli, il numero 5, il numero 6, quindi da lì abbiamo dovuto ricostruire tutto e con mazzi di carte da gioco separati, quindi il mazzo di numeri, il mazzo delle quantità, il mazzo delle parole numero, quindi 5, 4. Con questo tipo di lavoro siamo riusciti, diciamo, ad andare avanti. In questo sono stato influenzato dal lavoro che io ho fatto nel 2018 con il professor Cardellini all'Università di Ancona. Abbiamo lavorato sulla working memory e sulla memoria a breve termine. C'erano in particolare due articoli, c'erano di Holmes, che dimostravano come strutturati più che altro sulla DHB, però praticamente vedevano che allenando questi ragazzi, allenando la loro memoria, i risultati erano sicuramente positivi. E poi certamente, diciamo, un altro stimolo importante l'ho avuto dalle teorie di Shiffrin, che sono praticamente quelle legate appunto alla memoria sensoriale, memoria a breve termine, memoria a lungo termine. In particolare di queste teorie, che poi hanno studiato negli esperimenti la permanenza del ricordo nella memoria sensoriale, millisecondi, per permanenza nella memoria a breve termine, 30 secondi circa, e poi nella memoria a lungo termine, dove si creano delle relazioni più strutturate. Ho utilizzato una strategia che è stata quella praticamente di basarmi sulla priorità e sulla recenza, cioè la priorità praticamente i ragazzi in generale all'interno di una lista di numeri o di parole ricordano molto facilmente le prime parole, quindi la priorità, e la recenza, le ultime, le più recenti. Quindi da un giorno all'altro io cambiavo praticamente l'ordine fino a quando il ragazzo non è riuscito a seguirci, e soprattutto mi ha fatto molto piacere il fatto che queste due ragazze, entrambe con problemi di natura diversa, addirittura una delle due è discalculica, quindi è paradossale questo discorso. L'altra ragazza non è certificata, però comunque è una ragazza che ha problemi di, diciamo, è insofferente alle regole, non ha molta voglia di stare in classe. Queste sono situazioni che la preside conosce bene, perché talvolta deve intervenire come la buona madre di famiglia, praticamente, diciamo così. E quindi il lavoro poi si è sviluppato così fino alla pubblicazione su Invia. Ecco, lei parlava appunto del coinvolgimento di queste due ragazze, compagne di classe di lavoro. Oltre agli aspetti legati all'apprendimento della materia, è importante appunto il lavoro di integrazione degli alunni fragili nel contesto classe. E quanto è difficile lavorare con gli alunni per una reale integrazione?
Mi piace l'utilizzazione della parola integrazione, a me non piace molto la parola inclusione per quanto pertinente, perché il concetto di inclusione dà un po' il senso di una esclusione, cioè qualcuno escluso, per quanto vero. Nel lavoro fatto io ho avuto una sorta di intuizione, cioè anche perché sono idee che porto avanti da tempo, io mi chiedo se gli esclusi sono questi ragazzi, in particolare il ragazzo che abbiamo vino, oppure se gli esclusi siamo noi. Poco fa la preside faceva un ragionamento analogo, a me piace molto ricordare due esperienze, cioè ad Ancona, un museo, si chiama Museo Omero, ha delle riproduzioni di statue, prevalentemente classiche, ma anche modellini, come il Duomo di Firenze, ed è un museo studiato in maniera specifica per i non vedenti, quindi possono entrare e toccare queste strutture. Una cosa analoga, cioè ad esempio a Milano, un'associazione si chiama Dialogo nel Buio, organizzano cene al buio, si è guidati da non vedenti, si cena al buio e si apprezzano, secondo me, delle cose, i sapori, gli odori, cose che nella vita normale non riusciamo a vedere. Io sono stato la settimana scorsa alla Galleria Borghese a Roma, bellissima. Mi sono soffermato in maniera particolare, c'è una scultura di Bernini che praticamente riproduce a grandezza naturale Enea, Anchise e il terzo personaggio, quindi praticamente diciamo nonno, figlio e nipote. Pochi, secondo me, con un occhio attento, quella è una scultura di marmo, ma si vedono a occhio nudo, ma con molta attenzione, le venature diverse, quindi la rappresentazione di una pelle che è flaccida nell'anziano, i muscoli turgidi per quanto riguarda diciamo il giovane e poi la carnagione del bambino. Io credo che un non vedente con la possibilità di toccare una struttura simile, credo che si accorgerebbe di cose che noi neanche normalmente guardiamo. Quindi credo che queste persone abbiano qualcosa in più, c'è un mondo che noi non conosciamo, ci sono anche diverse teorie. Dopo la pubblicazione del lavoro io ho avuto dei commenti, delle risposte di persone che lamentavano il fatto che si continui a parlare di autismo come disturbo. E ci sono diverse teorie, ad esempio la teoria della neurodiversità di Judy Singer, dice che appunto l'autismo non è un disturbo, ma è semplicemente un funzionamento diverso della mente. E sono abbastanza d'accordo, però purtroppo non riusciremo mai a capire del tutto. Io, per esempio, se guardo il mio alunno negli occhi, io ho la netta sensazione che l'alunno capisca molto più di quanto io possa percepire. Gli stessi compagni di classe si stupivano nel corso della loro sulla matematica, a un certo punto hanno scoperto che l'alunno conosceva i loro nomi. Dopo due anni loro erano amici che l'alunno non li conoscesse. Hanno cominciato a vedere che l'alunno parlava, che l'alunno sorrideva, e ogni giorno di più, fino all'ultima, la settimana scorsa, io ero preoccupato, questo ragazzino non chiede mai di andare in bagno, devo essere io, di andare in bagno. La settimana scorsa era seduto nel banco, improvvisamente si è alzato in piedi e ha detto io vado in bagno. Io sono rimasto a guardarlo stupito, gli stessi compagni di classe che lo vedevano. Il ragazzo deve aver pensato che io mi fossi arrabbiato perché lui si è alzato senza permesso. Allora da metà del cammino che stava facendo mi ha alzato il dito e mi ha ripetuto posso andare in bagno, e i ragazzi sono veramente stupiti. Però ecco, è stato difficile, perché io penso che comunque molto spesso la scuola è indietro su certe cose, dovremmo imparare anche da altre esperienze. Ci sono ad esempio già nel mondo dell'impresa, cioè spesso a me la scuola, ne parlavate anche prima, mi sembra molto orientata al risultato finale, quindi al voto e non a una vera valutazione. Mi sembra molto simile alla teoria fordista del mondo del lavoro, cioè non si dà poca attenzione alle emozioni, al vissuto personale e ai desideri, diciamo, individuali. Ecco, voglio chiudere con un'ultima domanda, visto che diciamo, ecco, la preside prima ci ha raccontato dell'importanza anche di come aiutare l'intero gruppo classe. L'obiettivo finale di un percorso di apprendimento è preparare i ragazzi ad affrontare la vita. E allora le chiedo quanto è importante valorizzare anche l'aspetto legato alle emozioni, come accennava prima, e all'empatia per aiutare i ragazzi a sapersi relazionare al meglio. È certamente importantissimo. Io vengo, diciamo, ho una preparazione di carattere scientifico, più diciamo sul lato
medico e io la prima tesi, l'avevo fatto, ho lavorato, so che questo è un argomento che lei interessa anche molto, ho lavorato sull'intestino di Chiari, il sistema nervoso, e somministravamo sostanze oppiacee al professor Romanelli, un giovane professor Romanelli, e ho capito l'importanza del sistema nervoso, ma poi studiando ancora altro, ad esempio gli esperimenti di Kandel sulla chiocciola di mare della California, dove si è visto effettivamente il meccanismo dell'apprendimento studiato su un organismo molto semplice, un organismo che pesa 3 kg, ha 20.000 neuroni, si è visto che l'apprendimento coinvolge sempre i soliti 30 neuroni, stimolazione meccanica, ma soprattutto anche stimolazione con la serotonina. E per me questo è un circuito, cioè la serotonina è il neurotrasmettitore del benessere, delle emozioni. Quindi se andiamo a vedere la serotonina è coinvolta anche nell'apprendimento, come studi portoghesi, inglesi ci dicono. Io credo che il cerchio si chiuda, credo che sia non solo possibile, ma addirittura necessario, indispensabile, fare apprendimento attraverso le emozioni e con il piacere. Io ricordo sempre molto piacere il professor Roletto, che purtroppo non c'è più. E proprio questo diceva che, e questo so che è un concetto che cala anche molto alla preside, il fare. Solo letto mi diceva, era un costruttivista, mi diceva i concetti danno senso all'esperienza, ma l'esperienza serve anche per dare un senso ai concetti. Quindi le due cose sono assolutamente legate. Se l'alunno impara divertendosi con l'intelligenza emotiva, come ci insegna Goleman, con le soft skill, certamente io credo che l'apprendimento sarà significativo, sarà duraturo, però certo ci vuole un atteggiamento che deve essere inclusivo. L'insegnante inclusivo secondo me deve essere l'insegnante che non si Deve pone, saper esatto, non ascoltare. si pone sempre necessariamente su un livello gerarchico. Deve essere una persona che è attenta alla comunicazione bidirezionale, deve essere attenta alle emozioni e al vissuto dei ragazzi, soprattutto all'apertura verso punti di vista che sono differenti, però purtroppo di strada da fare ce n'è ancora molto. A me spiace che purtroppo ancora si continua a parlare di Asperger. L'autismo ad alto funzionamento viene nominato come Asperger. Asperger è uno scienziato nazista che mandava i disabili a morire nei campi di concentramento. Se pensiamo a questo, io penso che ci sia molta strada da fare. Noi possiamo discutere di Gardner, delle diverse intelligenze, del fatto certamente che il quoziente intellettivo, secondo me, non è adatto a delineare il quadro di un ragazzino autistico, perché il QI è intelligenza logico-matematica, settore linguistico. Ci sono altre cose, io per esempio ho intenzione di lavorare, se ne avrò la possibilità, magari l'anno prossimo, sulla parte musicale. Cioè il mio alunno ha qualcosa dalla parte musica, io spesso gli faccio prendere, abbiamo un portatile praticamente, durante le ore di supplenza, quando sono da solo in classe, gli faccio prendere questo. Gli faccio scegliere la stazione, io vedo una luce che si accende. Probabilmente quello è un settore sul quale bisogna lavorare. Io penso che in sintesi sia questo il lavoro che bisogna fare sulle emozioni e sulla motivazione, che sono certamente legate. Grazie di essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a lei.